la settimana scorsa, questa mattina, nell'ottica di Udea Istituto, parleremo della nostra città, San Giorgio a Cremano. Prof, una domanda. Dimmi pure. Da dove deriva il toponimo di San Giorgio a Cremano? Ottima domanda per iniziare. Le prime notizie sulla città risalgono al X secolo, quando coesistevano due casali, San Giorgio a Capitiano e Sant'Agnello a Cambrano. Nel tempo, questi due casali sono diventati tutt'uno ed è nato il casale San Giorgio a Cambrano. A seguito di un'evoluzione linguistica, nel 500, il termine Cambrano si è trasformato in Cremano. Sì? Però ci sono stati personaggi importanti che sono nati o vissuti nella nostra città? Certamente! Un personaggio molto importante che è vissuto qua a San Giorgio è stato Luca Giordano, un famoso pittore napoletano. Nel 1664 Giordano acquistò una masseria nella zona che oggi è chiamata del pittore. Nello stesso anno suo figlio Lorenzo diventò giudice della vicaria a Napoli. Il ragazzo subì forti critiche dagli oppositori che dicevano che lui non aveva le giuste competenze e che aveva ottenuto il ruolo solo grazie alle abilità del padre. Il pittore, indifferente alle critiche, nel 1690 decise di dedicare la sua cappella alla Madonna del Carmine per ringraziarla di essere riuscito a sistemare i suoi figli. Te lo sei meritato, figliolo, bravo! Grazie, padre. Uè, guardate chi ci sta! Si è raccomandato! Come vi permettete di parlare così a mio figlio? Ma tu che parli a fare? Lui non ha la lingua per rispondere! Io sono un avvocato perché ho studiato per farlo. E ci sono riuscito. Ma che studiato? Tu sei diventato giudice solo grazie a tuo padre. Disgraziato! Bravo! Ma tu cosa ne sai? Non hai mai aperto un libro. Lo dici solo per invidia. Tu sei solo un viziato. Non sai cosa sono i sacrifici! Dai, su. Figlio, andiamocene. Ma non li pensiamo a questo. Andiamo, va? Grazie, Madonna del Carmine. Uno di questi giorni ti decorò una cappella. Molto importante che ha soggiornato qui è stato Antonio Canova. Nell'attuale Villa Bruno c'è la fonderia Righetti. Francesco Righetti era il fonditore di fiducia del grande scultore Canova e nel 1816 decise di impiantare proprio a Villa Bruno la sua fonderia. Inizialmente Righetti incontrò l'opposizione dei nobili che abitavano nelle vicinanze, ma grazie all'aiuto del marchese Berio l'impianto fu costruito. Che volete allocare la fonderia vicino a casa nostra e pensiamo che sia una pessima idea, è troppo pericoloso. Signore, vi assicuro che non avete problemi. Questo è il posto ideale per costruire la fonderia per il mio amico grande scultore Canova. No, troppo rischioso, metteresti in pericolo le nostre abitazioni. Ma di cosa avete paura? Cosa vi turba? Se esplodesse una caldaia, i nostri cari sarebbero in pericolo. Buongiorno, signore. Buongiorno, Marchese Berio. Signore, sono qui per rappresentare gli interessi del signor Righetti e del grande artista Canova. Dato il vostro assenso della costruzione della fonderia, in cambio vi darò il riconoscimento in denaro e avete la mia parola che se la fonderia dovesse arrecare danni alle vostre abitazioni, provvederò io stesso a ripagarle. Antonio Canova merita questa attenzione. La vostra offerta è molto generosa. Li discuteremo e la faremo sapere al più presto.
Grazie al Marchese Berio la fonderia è stata costruita. Qui fonderemo le due statue equestri di Carlo e Ferdinando di Borbone. I due bronzi attualmente si trovano a Piazza del Plebiscito a Napoli. E a ricordare questa storia, oggi abbiamo San Giorgio a Cremano, la stazione della Circumvesuviana Cavalli di Bronzo e il toponimo via Cavalli di Bronzo. Che storia e che onore per le San Giorgesi! Villa Bruno è un vanto per questa città. Badate che Villa Bruno è solamente una delle tante ville vesuviane che ci sono nella nostra città. Bene, ora il vostro compito è quello di recarvi in biblioteca e fare una ricerca sulle ville vesuviane più importanti di San Giorgio a Cremano. Ragazzi, scusate, ma dov'è la biblioteca comunale? La biblioteca è dopo questa angolo a sinistra. Seguiteci, stiamo andando anche noi lì. Accompagniamo. Buon pomeriggio, posso esservi di aiuto? Ah sì, salve! La professoressa ci ha chiesto di fare delle ricerche sulle ville vesuviane della nostra città. Lei ci può consigliare qualche testo? Ma certamente! Accomodatevi pure qui. Adesso grazie vi proporrò mille. Qualche volume e ve lo porto subito, grazie va bene? Mille. Accomodatevi. Ragazzi, eccomi qua. Ho trovato questi per voi. Grazie. Comunque, a San Giorgio a Cremano esistono ben 30 ville vesuviane. Alcune sono di proprietà privata e sono ancora abitate. Altre invece sono state acquisite e restaurate dal comune. E quindi il comune è proprietario di queste ville, come ad esempio questa dove noi ci troviamo adesso, che è Villa Bruno. Bene, non mi resta che augurarvi un buon lavoro. E se avete ancora bisogno di me, mi trovate di là. Grazie. Va bene? Grazie. Grazie. A dopo. Penso sarete d'accordo. Le due ville vesuviane più importanti della nostra città sono Villa Bruno e Villa Vannucchi. Villa Bruno ha avuto un ruolo importante per il nostro territorio. Sì, però guarda che anche Villa Vannucchi ha avuto la sua importanza. Se osserviamo la mappa del Duca di Noia del 1775, possiamo capire che Villa Vannucchi ha una storia secolare. Credete di fare una bella passeggiata e ripercorrere la storia delle due ville? Sì, 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 andiamo. Sì, certo. Adesso anche di piove. Ragazzi, volete venire con noi? Sì, 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 andiamo. Thank you.
bello questo parco! E sarà riaperto da poco! Villa Bruno è il centro culturale per la nostra città. Ospita anche concerti, manifestazioni e anche il premio Troisi. La villa è stata costruita tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento. Inizialmente apparteneva alla famiglia Monteleone, invece adesso ci sono uffici comunali e la biblioteca. Villa Vannucchi è stata costruita prima di Villa Bruno nel 1755. Da Giacomo d'Aquino di Caramanico. La famiglia Vannucchi l'ha acquistata nel 1912. Mia nonna mi ha raccontato che nel 1980 fu gravemente danneggiata da un terremoto. Sì, è vero, facendo delle ricerche ho scoperto che sarà restaurata nel 2006. Sì, certo, parlerò con la segreteria e faremo partire subito la richiesta. Vi consiglio anche di evidenziare i progetti che ha realizzato e che ha in cantiere l'attuale amministrazione. Perfetto, la ringrazio. Buona giornata. Ragazzi, siete pronti per andare al comune? Sì, ma ti conosci la strada? Io, venite con me.
Credo che sia stato difficile amministrare in questo periodo di pandemia. Aldo, effettivamente con la mia giunta ho dovuto affrontare un periodo mai visto prima. Sono stato vicino alle necessità dei nostri concittadini. Per il resto ho ripristinato Piazza Troisi come era un tempo e restaurato il parco di Villa Bruno. A breve partiranno altri progetti di riqualificazione del territorio che sono stati già approvati. Bene, vedo che hai continuato a realizzare i programmi avviati insieme, di quando tu eri il mio vice sindaco. Sì, Mimmo, tu per me sei stato un grande mentore e mi hai insegnato tanto. Ho preservato il tuo operato e quello dei tuoi predecessori. Io ho iniziato un percorso di recupero del territorio e di Villa Bruno. Ho istituito il premio Massimo Troisi, che è un osservatorio sulla comicità, e ho dato vita al laboratorio regionale Città dei Bambini e delle Bambine. Io ho dato nuove strutture e servizi ai nostri cittadini e permesso il restauro di Villa Vannocchi, riportandola agli albori di un tempo. Oggi è un fiore all'occhiello della nostra città. È vero, Nando, tu hai dato una seconda vita a quella villa. Io però ho continuato il tuo operato, riqualificando anche il parco. E sempre in Villa Vannocchi ho permesso il collocamento di una sede universitaria. Pensate che nella nostra città ogni anno arrivano tanti studenti per seguire i corsi e sostenere gli esami. Signori, vi ricordo che San Giorgio a Cremano ha ricevuto il prestigioso titolo di città grazie alle richieste fatte dal sottoscritto. È vero, Aldo, ma il decreto fu firmato successivamente dal Presidente della Repubblica durante il mio mandato. Ricordo ancora quella solenne cerimonia e fu celebrata proprio in questa bellissima sala. Signor Sindaco, l'attendono nell'altra stanza della riunione ufficiale. Ah sì, arrivo. Signori, bello ricordare il percorso della riqualificazione che dal 1993 ad oggi ha avuto la nostra città, ma ora devo proprio andare. Sindaco, non si scordi questa, eh? Ragazzi, com'è andata al comune? Benissimo, abbiamo trovato tante cose interessanti. Abbiamo sfruttato l'occasione anche per vedere il murales di Massimo Troisi. Massimo Troisi? Ne ho sentito parlare, ma non ho mai capito bene chi sia. Beh, Massimo Troisi è forse il nostro concittadino più famoso. A Villa Bruno c'è Casa Troisi, un piccolo spazio dove sono raccolti tutti gli oggetti di Massimo. Ma non è stata anche inaugurata una statua in suo onore? Sì, è stata inaugurata lo scorso 19 febbraio proprio davanti al murales. Ci siamo passati quando siamo andati al comune e abbiamo anche fatto un selfie. Uè, Ariki, che ci fai qua? Ciao Massimo, hanno detto che devi stazione ed eccomi qua. Sì, ma che ci ho azzeccato faccia qui? Non sei neanche San Giorgio a Cremano. È vero, io non sono di San Giorgio a Cremano come te, ma sai bene che ho un legame speciale con questa città. Effettivamente sei famoso, sei stato un grande imitatore ed un grande showman. Caro Massimo, tu sei stato un innovatore. Con la tua comicità hai lottato contro gli stereotipi della napoletanità tradizionale. Ma pure tu eri bravo, eh? Hai avuto il coraggio di fare satira politica, studiare ossessionatamente i personaggi da imitare. Tu hai studiato la loro psicologia. Sì, ma ci sei stato il più decisivo. Grazie a te, il napoletano ha iniziato a viaggiare per il desiderio di conoscere, non solo per emigrare. Hai dato al napoletano la possibilità di essere timido. Hai dato un'immagine alla nostra Napoli che non era più solo pizza, sole e mandolino. Io non ho cercato la gloria, ho raccontato me stesso. Io veramente ero timido. Io veramente non riuscivo a relazionarmi con le donne. Ah, com'era quella cosa delle donne? Qual era la tua donna ideale? La mia donna ideale è la donna di un altro. Che sottile. E tu mi dici la differenza tra villaggio e paese? La differenza è che nessuno manda un paese a quel villaggio. Ma tutti mandano villaggio a quel paese. Ragazzi, ma chi sono quei due personaggi sul murales? Ma come, non li conosci?
Massimo Troisi. Abbiate parlato del grande Massimo Troisi. Sì, e abbiamo visto anche le opere a lui dedicate. E quali sono? I murales, le banchine, una scultura, una piazza. San Giorgio a Cremano, cos'altro ha di così importante? La nostra città è rinomata anche per le sue ville settecentesche, appartenenti al cosiddetto Miglio d'Oro. È stato protagonista di importanti eventi storici. E voi, avete sete di cultura? Venite a San Giorgio a Cremano. Vi consigliamo di visitarla!